Della fiesta a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Settima giornata della Serie A del Fantacalcio su FIFA. Ragazzi, allora tanto prima vi leggo la classifica aggiornata all'ultima partita dello scorso turno, che insomma ha avuto risultati un po' incredibili. L'Aston Birra e la Cisonute, che è la mia squadra, conducono a 7 punti. I raccattati a 4 punti, Blaugrana a 3 punti, FC Roma a 3 punti e Squadra Praga, ragazzi, squadra di Ronaldo, Immobile, Szczęsny, Bonucci e Koulibaly, si trova ultima ad un punto. Prima di tutto, ragazzi, vi... In anteprima, per le persone che vedranno questo video, ovvero poche, mi piace farmi autoironia da solo, ho preso FIFA 21. Mi ero promesso di non prenderlo, poi l'ho fatto. E quindi ragazzi, ci sono diverse cose che ben presto vedrete sul canale, quindi questo è un invito a tutto sommato restare sintonizzati su questa giusta frequenza. La prima partita di questo episodio, come annunciato lo scorso weekend, è appunto i raccattati contro la mia Agi Salute. Tanto Musso, Montipò, Vlahovic, Pedro, Romero, Di Lorenzo e Lazzari in porta. Titolari Cragno, Biraghi, Radu, Kučka in difesa, Letizia, Lazovic, Bentancur, Caicedo, Zaccagni, trequartista dietro Lasagna e Kwame. Ragazzi, i raccattati che hanno perso la seconda partita malamente per 7-0, andati pure a vedere il video, è stata veramente una disfatta. Però comunque ragazzi, piano piano si sono ripresi e hanno vinto 1-0 la partita scorsa. Vedremo un po' come andrà questa. Adesso ho già il risultato, però ovviamente non vi posso spoilerare un terzo di video. La mia ci salute, ragazzi, vede per la prima volta Miralchuk e Masiello in panchina. Perisic torna a titolare. Benasset, Dimsit, Masiello, Miralchuk, De Vrij, Ribery e Osimhen in panchina. Donnarumma, Perisic, Godin, Manolas, Hernandez, Froler, Gomez, Kessié, centrocampo, Insigne, Lukaku e Lautaro Martinez. Inizia qui la partita. Al già il quarto minuto, Gomez dentro, posizione regolare di Lukaku che di sinistro fa diagonale Cragno, poi arriva la difesa dei raccattati. Nono minuto, Lazovic tenta questo cross, Donnarumma non ha assolutamente problemi a raccoglierlo. Al tredicesimo, sempre qua a me di sinistro, Donnarumma fa suo il pallone. Minuto 22, Kwame dentro per Zaccagni, ancora Kwame. Zaccagni, Kwame si trova da solo davanti a Donnarumma in sostanza, non lo copre bene Perisic che non è il suo ruolo. Kwame di destro batte Donnarumma, segna il secondo gol per la sua squadra e la porta in vantaggio e momentaneamente a 7 punti, riagganciando la mia AC Salute in testa alla classifica. Qua è molto in ritardo, sì, Perisic è nettamente in ritardo su Kwame e va a battere l'estremo difensore rossonero, che tra l'altro ragazzi gioca la sua prima partita perché appunto le altre avevano giocato una Stracoscia, una Palomino, no, anche la scorsa giornata aveva giocato Donnarumma, insomma, seconda presenza per il portiere in forza al Milan. Minuto 29, Lukaku dentro perché sì, completamente da solo davanti a Cragno, spara il destro e segna l'1-1, prima rete in campionato anche per Fran che sì, che per ora ha sempre giocato da titolare e posso tranquillamente affermare che il posto se l'è tutto meritato, il numero 79 rossonero, numero 79 in tutti e due i casi. Assist di Romero, Lukaku che lancia che sì davanti a Cragno, che comunque ragazzi ha fatto una partita strepitosa, l'ultima giornata di campionato, vi ricordo di andarlo a vedere veramente perché è qualcosa di incredibile, e batte di destro il portiere appunto del Cagliari e fa 1-1, pareggia i conti e quindi adesso la Cisalute si porta momentaneamente in testa alla classifica con 8 punti all'attivo. Vediamo le immagini a che minuto ci portano, al minuto 35, dove c'è questo difensivo, Lukaku dentro ancora perché sti destro, bellissima la parata di Cragno, almeno penso che sia parata, vediamo bene dal replay, no, non è parata, è che sì che manda la palla sul fondo, dalla prospettiva sembrava una mera parata.
Dopo 3 minuti di recupero, la partita, insomma, primo tempo, prima frazione, si conclude qui ed è risultato di 1-1. Partita non con tante occasioni, insomma, con 5 occasioni, due delle quali sono gol, e si va appunto al riposo con un punto a testa. Quindi AC Salute che va a 8 punti e Recanati che va momentaneamente a 5 punti. 50° minuto, Letizia trova Kwame, lancio lungo per Lasagna che si beve Manolas, conclude e fa clamorosamente 2-1. Ragazzi, risultato clamoroso anche perché i raccattati sono sulla carta la rosa più debole del campionato, quelli appunto raccattati, quelli con gli scarti, perché il titolare della squadra è arrivato dopo all'asta. E ragazzi, adesso si porta alla seconda posizione in classifica perché scontri diretti a favore si trova con la AC Salute e con l'Aston Birra al primo posto in classifica. Secondo, vabbè, diciamo secondo, sì. Effettivamente secondo, in realtà primo. E primo gol in campionato anche perché Gabby Lasagna, ragazzi, prestazione tra l'altro incredibile di Kwame che segna un gol e fornisce un assist. In questo caso per l'attaccante d'Udinese numero 15. Partita che poi salta al minuto 53, quindi neanche tanto dopo. Che si sì, dentro per Lukaku, un miracolo di Cragno che conferma il suo momento veramente di forma straordinaria dopo la prestazione fornita contro l'FC Roma la giornata scorsa. 62esimo, Gomez dentro per Che sì, destro ancora Cragno che nega il pareggio, la doppietta personale al centrocampista ivoriano. 65esimo, destro di Lukaku, piuttosto telefonato, piuttosto debole Cragno para. Adesso è veramente un assedio, merita il pareggio sicuramente la AC Salute. 69esimo, Insigne dentro per Freuler che fa il velo per Gomez, Cragno un'altra volta para il bolide. 76esimo dentro. Questa palla di pietra Donnarumma c'è tranquillamente. Si va all'80esimo. Calcio di punizione del Papu Gomez. Che la mette dentro. Lukaku di testa. Cragno questa volta. Non ha problemi. Fatemi un attimo bere per favore. 85esimo. Biraghi dentro. Spazza De Vrij. Kwame lascia per Lazzari che spedisce sul fondo. Peccato perché un assist di Kwame è veramente incredibile. Non ce lo fanno di vedere. Bisogna più. Ma assist veramente incredibile di Manuel Lazzari. Di qui le immagini ci conducono al 91esimo dove Zaccagni pesca Lasagna quasi solo destro. Donnarumma blocca e prova a far ripartire i suoi. Recupero strascaduto tra il sesto e il settimo minuto di recupero. Va Papu Gomez alla bandierina. Lukaku dentro. Cragno blocca. Altra prestazione superlativa da parte del portiere attualmente in forza al Cagliari. E si conclude qua, ragazzi, la prima giornata. Incredibile, chi l'avrebbe mai detto? I raccattati battono AC Salute e vanno al secondo posto in classifica dietro a Aston Birra. Tutti e tre a 7 punti. Blaugrana che rimangono a 3 punti con una vittoria all'attivo. Tanto 7-0 contro i raccattati. Quinto posto per l'FC Roma a 3 punti. E ultimo posto per lo Squadra Praga a 1 punto. Che vanta un pareggio al tavolino e una sconfitta per 2-0 contro l'FC Roma della giornata scorsa. Di 2 giorni fa e la sconfitta per 1-0 contro la AC Salute della giornata scorsa. Dimenticavo pure quello. Perché grazie, ricordarmi tutto a memoria, insomma, settimana dopo settimana ce ne vuole. Non ho tagliato la clip qua, complimenti perché non ho tagliato la clip. Sono veramente un fenomeno. E si va qui alla seconda partita. City of Manchester Stadium. Sotto la neve, Squarta Praga Aston Birra. Questo è il momento per lo Squarta Praga di far valere i giocatori che è rosa, ovvero Ronaldo, Çalhanoğlu, Alexis Sanchez, Immobile, che tra l'altro in questo caso non c'è, però Koulibaly, Bonucci, Szczęsny, Dragowski, Consigli. Ha l'opportunità veramente di almeno portarsi a 4 punti e poter rimettersi in gioco. E lo fa contro l'attuale prima in classifica per differenza gol, che è appunto
L'Aston Birra, come vedrete qua, vedete qua inquadrati Locatelli e Vidal. Questo è Milinkovic-Savic, poi Hakimi. Questo dovrebbe essere Bastoni, Mancini e, oddio, Gosens mi pare, se non vado errato, e l'altro è Andanovic. Comunque adesso ragazzi andremo a leggere benissimo, meglio la formazione. Ecco Morata ed ecco CR7, che fa un po' effetto vederlo con la maglia del Barcellona, però si tratta appunto di fatta squadra. Abbiamo visto Lukaku con la maglia del Milan, quindi abbiamo capito che tutto qui è possibile. Vi dico che dal prossimo fine settimana ci trasferiremo su FIFA 21, quindi kit aggiornati, stadi aggiornati, gameplay aggiornato, ragazzi. Non perdetevi questa serie che ho intenzione di portare fino alla fine del campionato, ovviamente views, tempo e cose permettendo a parte. Consigli Sanchez, Castrovilli, Bonucci, Berardi, Verdi, Gagliano in panchina, titolari Dragoschi, Cricito, Milenkovic, Koulibaly, Pereira, De Paul, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Ronaldo, Morata e Boga. Per invece l'Aston Birra, leggiamo prima i panchinari perché qua li metto in ordine di numero. Sirigu, Bonaventura, Caputo, Rebic, Quadrado, Brozovic e Pasalic. Titolari Handanovic, Bastoni, Mancini, Toloi, Locatelli, Vidal, Milinkovic, Savic, Hakimi, Barro, Quagliarella e Simone Locatelli. Purtroppo l'ho messo esterno sinistro perché non sapevo veramente a chi far ricoprire quel ruolo. Detto questo, ragazzi, si parte. Terzo minuto, punizione, la batte Ronaldo, lunga direttamente tra le braccia di Samir Handanovic. Çalhanoğlu dentro per Morata, pallonetto, esce benissimo Handanovic, poi Çalhanoğlu, Boga ancora, insiste e Bastoni libera. Quindicesimo, parte Hakimi dentro per Barru, totalmente lasciato solo da Mkhitaryan, e Koulibaly batte di testa Dragoschi, che gioca al posto di Szczęsny in questa giornata, e fa 1-0 per l'Aston Birra, che si porta in questo momento da sola a 10 punti. Prima squadra a raggiungere la doppia cifra in campionato, si porta a 10 punti in classifica l'Aston Birra, senza per ora avere una sconfitta sulla schiena. Quindi complimenti veramente alla squadra che veste nelle veste dell'Inter, veste le veste dell'Inter, diciamo così, ed è 1-0 e primo gol in campionato anche per Musa Barro. 19esimo, palla per Çalhanoğlu di sinistro, poteva forse fare qualcosa di più, tentare anche un tiro a giro e Handanovic gli dice di no. Ecco qua il sinistro del centrocampista turco, che veste la maglia numero 6. Scusate. Ecco qua, fiero della sua parata, Samir Handanovic. Trentesimo, Morata, dentro per Çalhanoğlu, ancora contrastato da Mancini, bloccato da Mancini, deviato da Mancini, e la palla che va fuori. Hakimi al 34esimo dentro, Dragoschi gli tocca mettere in angolo, palla molto insidiosa. 44esimo, Quagliarella dentro, Sergei, ancora Quagliarella, e al 44esimo raddoppia addirittura l'Aston Birra, e si porta ancora di più in vetta alla classifica, mettendo insomma questi 10 punti in discesa, il traguardo di questi 10 punti in discesa, ed è secondo gol in campionato anche per Fabio Quagliarella. Anzi, non anche, secondo gol in campionato per Fabio Quagliarella. Non so perché ho pensato che Barro fosse il primo, però vabbè. Cioè, insomma, non so perché ho pensato che fosse il secondo anche di Barro. In realtà era il primo, è il secondo di Quagliarella, che aveva già segnato nella quarta giornata, quindi il primo video contro l'FC Roma, se non vado errato. Comunque andata contro, dovrebbe essere il suo primo gol. Finisce il primo tempo sempre dopo 3 minuti di recupero, non so perché si diverte veramente così a dare 3 minuti di recupero, e si va in vantaggio con un vincitore molto più favorito dell'altro. Tra l'altro, secondo me, da pronostico, lo Squarta Praga era assolutamente molto più favorito. Ronaldo molto deluso dalla prestazione sua e dei suoi, che sicuramente potevano fare di più. La persona, insomma, il giocatore dello Squarta Praga che si è fatto più vedere per ora è stato Çalhanoğlu. Intanto c'è questo cross, Ronaldo lo prende, poi Bastoni porta fuori. 64esimo, velo di Sanchez, Ronaldo destro,
centrale, Handanovic non ha tanti problemi, poi Berardi si porta erroneamente la palla sul fondo. 65esimo, Berardi per Çalhanoğlu, dentro per Ronaldo di destro, tiro non da Ronaldo, cioè non è solito fare queste schifezze qui. 72esimo, Morata dentro per Ronaldo che da solo davanti a Handanovic non sbaglia e fa 2-1, primo gol in campionato per CR7. Seconda presenza, dobbiamo rettificare perché la prima, appunto, la prima e la seconda giornata dove abbiamo giocato non è stato presente perché era positivo al coronavirus. Qua invece la prima partita non ha segnato, la seconda è andata a segno e porta su 2-1 il risultato a un passo da poter conquistare il primo punto sul campo per il suo squartapaga, dato che dopo il pareggio a tavolino ha per ora avuto due sconfitte, una contro l'FC Roma, una contro la CSA Lute. E dall'altro senza mai segnare gol, quindi questo è il primo gol in assoluto in campionato dello squartapaga, lo segna niente poco di meno che CR7. 78esimo, Mancini perde questa palla, Çalhanoğlu poteva assolutamente stoppare e pensarci un pochino su, in realtà ha fatto tutto di fretta ed è venuto uno schifo, secondo me, assurdo. 88esimo, Cuadrado, Cuadrado, la sua galoppata dentro per Quagliarella che va di sinistro, palla alta che va sul fondo. Riguardiamo il replay appunto del tiro di Quagliarella che puntava al terzo gol a raggiungere in vetta la classifica marcatori Luis Alberto, ma non c'è riuscito. C'è questa palla lunga che blocca Handanovic, si dovrebbe andare dopo 3 minuti di recupero, come sempre si va appunto al riposo definitivo. Aston Villa che va in doppia cifra, prende i suoi primi 10 punti di questo campionato, raccattati a CSalute a 7, Blaugrana a 3 punti, FC Roma a 3 punti, Squartapraga ragazzi, a squadra di Ronaldo che è sempre lì, ancorata ad un punto solo in classifica, dovrebbe a questo punto, con una vittoria, potrebbe andare a 4 punti la prossima giornata e vedere un po' di migliorare questa situazione, ragazzi, perché nel nostro fantacalcio, nella nostra classifica fatta con le prestazioni reali, ragazzi, lo Squartapraga è primo da solo, quindi signori, e a 10 punti appunto. Terza partita, terza giornata, anzi sì, terzo match di questo weekend, Roma Real Madrid, ovvero FC Roma contro Blaugrana. Dove ho messo le phone? Non lo so. Eccolo qui. FC Roma che comunque, nonostante la debacle della quarta giornata, della prima a cui abbiamo giocato contro l'Aston Villa che si è fatta superare per ben 3 reti a 0, ha comunque saputo, bene o male, risollevarsi, ha vinto 2-0 contro lo Squartapraga e la scorsa giornata ha perso 1-0 contro i raccattati, ma comunque da una prestazione, secondo me, da vittoria. Meritava assolutamente la vittoria questo FC Roma, che dopo uno svantaggio raccolto, dopo appena 20 minuti di gioco ha preso costantemente a pallate la squadra dei raccattati, ma non è riuscita a trovare il pareggio, ragazzi, perché Cragno ha fatto 4 volte quello che ha fatto oggi. Ecco qua, Zlatan Ibrahimovic, Sam Lammers e Paulo Dybala con la maglia appunto del Real Madrid, maglia che dal prossimo episodio, ragazzi, vi ricordo che cambierà. Silvestri, Caldirola, Smalling, Muriel, Zirinskiy, Pulgar e Zapata in panchina. Titolari, Paolo Lopez, Atebol, Skriniar, Ibanez, Politano, Soriano, Veretout, Barella, João Pedro, Belotti e Mertens. João Pedro e Mertens dietro a Belotti. Esordio per Paolo Lopez in questo campionato ed esordio anche, ragazzi, per Skriniar in difesa in questa FC Roma. Quindi, insomma, ragazzi, Skriniar è un giocatore piuttosto importante. No, non possiamo assolutamente non citare le qualità di questo difensore, che ultimamente sta avendo qualche difficoltà, ma secondo me rimane e rimarrà assolutamente veramente un grande giocatore. Formazione dei Blaugrana, formazione non tanto diversa da quella dello scorso fine settimana, solo che Luis Alberto non c'è. Meret, Gurini, Fabian, Correa, Tomiyasu, Malinowski e qualcun altro in panchina che non ho fatto il tempo a leggere, Ospina, Spinazzola, Acerbi, Pellegrini, Young,
Ramirez, Luis Alberto di palla Kulusevski, prima vince Lammers, non so perché. Forse Luis Alberto, sì, Luis Alberto è rientrato, era positivo la scorsa settimana, quindi chiedo scusa. Tenutamente è difficile. 25esimo comincia l'FC Roma con questa punizione di Veretout, che secondo me poteva fare qualcosa di più. 29esimo, Belotti dentro per Mertens, Ospina che compie un miracolo, ma l'attaccante dell'FC Roma era in fuorigioco, come potete vedere dalla grafica. La linea non è perfetta, ma l'attaccante, ragazzi, era assolutamente in offside. 32esimo, Lammers dentro per Dybala che cerca Ibra. Paolo Lopez riesce addirittura a bloccare questo tiro di Zlatan. 33esimo, Ibrahimovic dentro per Lammers. Destro, Paolo Lopez blocca ancora. Insomma, portiere della in carica alla Roma che si fa sentire. 35esimo, Lammers dentro, ma è offside, è fuori gioco. È in fuorigioco il gol di Lammers che aveva momentaneamente festeggiato il suo secondo gol in campionato dopo il primo segnato nel 7-0 contro i raccattati di 2 weekend fa, e in effetti, ragazzi, il fuorigioco è indiscutibile. 38esimo, Lammers scarica per Ibra, Paolo Lopez devia e Atebur poi mette fuori. 41esimo, Politano dentro, Ospina esce. Si va al 45esimo, Young la mette dentro per Luis Alberto che cerca il quarto gol in campionato e la fuga nella classifica marcatori, ma viene murato dalla difesa dell'FC Roma. Nel recupero, secondo minuto recupero, Mertens, scatto, non lo prende nessuno, conclude di destro, para, Ospina, Belotti conclude in rete. Purtroppo non so perché ci abbia skippato l'esultanza, ma c'è il primo gol in campionato per Belotti, anche lui me l'ho scordato di dirlo prima, alla prima presenza in assoluto in questo campionato. E va già a segno il Gallo con il numero 7. E porta insomma l'FC Roma in vantaggio momentaneamente a 6 punti in classifica. Esattamente 2 vittorie e 2 sconfitte momentaneamente. Si va al riposo. Risultato che secondo me ci sta, anche se dal mio punto di vista i Blaugrana meritavano qualcosina in più. Meritavano secondo me qualcosina in più, però ragazzi, c'è comunque tutto un secondo tempo da poter giocare. Si va al minuto 53. Soriano dentro per Belotti, Ospina non esce e Belotti al 53esimo raddoppia. Incredibilmente per l'FC Roma, prima partita doppietta. Si porta a 2 gol in campionato come tantissimi altri colleghi, tali Lukaku, tali Ibra, Dybala, Quagliarella, veramente un'infinità di altri giocatori. E insomma, doppietta d'esordio per Belotti non è male. Mi auguro per questa squadra che lo schierino anche nella prossima partita di campionato, perché ragazzi, se è buon giorno si vede dal mattino, questo Belotti in campionato potrà fare veramente grandi cose. Si va al minuto, vediamo quando batte, ragazzi. 23 minuti che sto parlando ininterrottamente, ragazzi, non ce la faccio. Si va al minuto 60, Dybala per Gaston, ancora Dybala dentro. Lammers arriva prima di tutti su questa palla, brucia Tebur e fa 2-1. Lammers che trova il gol che aveva trovato anche nel primo tempo, ma in fuorigioco. Questa volta è assolutamente regolare perché arriva sbucando da dietro in linea difesa. E trova così, ragazzi, il suo secondo gol in campionato. Anche lui si aggiunge all'infinita lista dei giocatori che hanno segnato 2 gol. Tra l'altro, penso che i Blaugrana siano la squadra che abbiano più marcatori con 2 gol, perché sono Lammers, Ibra e Dybala. E Luis Alberto, ragazzi, che ne ha addirittura 3. Poi non so se anche Pellegrini sia a 2, quello dovrò fare degli accertamenti. 60esimo, 2-1, ragazzi. 3 partite che però sono su 2-1, 2 concluse, una che si deve ancora concludere. Ma ci saranno sicuramente altre occasioni. Si va al minuto 77esimo. Atebur dentro per Belotti, destro, palla spina in angolo, ma c'era offside netto, anche senza replay. Atebur all'87esimo dentro per João Pedro che cerca il suo secondo gol in campionato, pure lui. Ma Ospina gli chiude la porta in faccia. Grandissima prestazione da parte del portiere comunque del Belgrania.
Malinowski dentro per Dybala, esce Paolo Lopez, il mio portiere, ragazzi. Anzi, penso un po' di tutti i portieri in questa giornata di campionato, Donnarumma a parte, hanno fatto veramente, secondo me, una grande prestazione. Anche Dragoschi comunque ha fatto il suo. Classifica aggiornata, Aston Villa 10 punti, la Katate e AC Salute a 7 punti, FC Roma 6 punti, Bologna 3 punti, Squadra Praga a 1 punto. Prossimo weekend, ragazzi, vedrà. Vado a leggerlo dall'app perché ovviamente faccio prima. Prossima giornata, la quinta, quindi l'ottava di Serie A. AC Salute contro FC Roma, Blaugrana contro Sparta Praga. Quindi, ragazzi, scontro, chiamiamolo salvezza, scontro della bassa classifica. Nel caso di vittoria dello Sparta Praga andrebbe a 4 punti, lascerebbe Blaugrana ultimi. Nel caso di pareggio probabilmente non cambierebbe neanche niente. Aston Villa contro i Rakatati, quindi vediamo se riusciranno a spodestare, andare in doppia cifra i Rakatati, oppure se dovranno fermarsi a 7, oppure accontentarsi di un pareggio e comunque rimanere nelle zone alte. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio della visione. Non so se avete visto tutto il video, se avete fatto bene, se non avete fatto pazienza. Ci vediamo in settimana, ragazzi, perché ci sono veramente tante novità, tanti video che devono uscire e non vedo, ragazzi, di farveli vedere tutti. Grazie, ragazzi, della visione. A presto. Ciao a tutti.